Grazie, buongiorno e benvenuto in questo nuovo video un po' frenetico perché praticamente domani si parte e finalmente mi vado ad operare, quindi vi porterò con me e in questo video vi farò vedere tutto, quindi vi dico già che è un vlog lungo, però vi faccio vedere tutto. Sono tornati disponibili gli orecchini Carlita Jewelry, sia oro che argento, e anche tutte le collane, quindi venite a vedere su caritashop.com. La tinta che indosso è Sweet Gravity. La trovate sempre su Carita Shop, rispondo sempre alle domande che mi fate per prima cosa. Vi volevo far vedere il costume che ho comprato. Io continuo a comprare costumi anche se il tempo è cattivo e soprattutto io dovrò stare un mese ragazzi senza allenarmi. Non posso comunque, devo stare a riposo, però non so quando toglierò le bende di preciso, però comunque io ho comprato un costume, un altro costume da Calzedonia, adesso lo faccio vedere, l'ho messo qua. Qui c'è Bubi e Cara che sta sul letto. Questo è cattivo. C'è sul letto di mamma sempre, vuole sempre dormire. Comunque, ragazzi, questo è il costume che ho preso da Calzedonia. Io di solito prendo sempre quello con l'accetti, invece stavolta ho voluto cambiare e ho preso questo qua con un modello diverso, c'era anche con i laccettini, però ho voluto cambiare. Vi dico che calza benissimo. Ho fatto qualche story su Instagram. Se mi seguite su Instagram, avete visto. Casomai, se riesco, mi metto qualche foto, ma non so. Comunque, seguitemi su Instagram perché su Instagram mi spingo di più anche a farvi vedere in costume, eccetera. Su YouTube stanno i soliti idioti, quindi non mi espongo tantissimo. Insomma, quindi vabbè. Poi se mi gira, ve lo faccio video in costume. Quindi vabbè. E questo è il pezzo di sopra che invece fa proprio un bel seno, ragazzi, è molto push up, quindi ve lo consiglio. E c'ha questa fascia, già ne avevo preso un altro così rosso l'anno scorso, anche molto bello questo modello che si gira dietro, quindi porta due allacciature dietro, questa e questa, e questo sulle spalle, però volendo si può attaccare anche dietro. Mi piace tantissimo, si può abbinare anche un pezzo di sotto fucsia, comunque adoro. Cicina, tu e tu a mamma. Che fai tua mamma tua? Lei è anche carina, mio amore. Comunque, ragazze, le unghie sono le mie, infatti è anche smalto, guardate, si è anche scardato, si vede che è smalto e si vede che sono le unghie mie, guardate, perché in tante mi dite questa cosa che è una ricostruzione, che non sono mie, invece no, sono mie e si sono rinforzate tantissimo con l'integratore capelli pelle unghie che sto prendendo, e la soluzione, la Nile Solution Alti 3. Sui due prodotti mi stanno aiutando tantissimo, adesso ve li faccio vedere. Ragazze, eccolo qua l'integratore che prendo ogni mattina, prendo due di queste, capelli pelle unghie, vi giuro mi ha rinforzato tantissimo le unghie, anche i capelli, cioè te li fa crescere proprio di più in fretta, e fa bene anche alla pelle, cioè fa tre cose in una, rende la pelle più bella, senza impurità e luminosa, i capelli più forti e belli, e anche le unghie le rende più forti, praticamente non mi si spezzano mai, adesso dopo questo video si spezzeranno, però vi giuro non le ho mai avute così lunghe, mai mai mai. Comunque trovate tutto nella sezione integratori di caritashop.com, e gli altri integratori che ho inserito sul mio shop e che vi consiglio sono l'acido ialuronico, che anche prendo, queste due le prendo due di ognuna ogni mattina. Infatti adesso le devo prendere perché mi sono svegliata da poco. E questo qua anche migliora tantissimo la pelle, e in più l'acido ialuronico fa bene anche per la cellulite perché ripara le membrane, quindi migliora la pelle, quindi se avete ritenzione, buchetti, ve le elimina. Comunque è miracoloso. Io sto prendendo questi due assieme ogni mattina, vi giuro sto vedendo risultati pazzeschi. E poi invece la sera sto prendendo il magnesio, prima di andare a dormire prendo due di queste. Il magnesio mi ha aiutato tantissimo per i dolori mestruali, l'irregolarità del ciclo, la sindrome premestruale, ero sempre nervosa, irritata, fame nervosa, gonfiore, ritenzione, aiuta tantissimo, e anche per la stanchezza. Comunque mi piace tantissimo, prendo questi tre e prendo il mirtillo, il succo d'aloe vera a mirtillo, anzi adesso lo prendo, un misurino ogni mattina, e questo qua è super drenante. C'è anche quello all'ananas, comunque andate a vedere su caritashop.com, ho inserito tanti integratori che vi straconsiglio, comprateli. Questo qua è super drenante, anticellulite e migliora anche la pelle. Ale? Due.
e 2 di acido ialuronico. Invece la Nair Solution per le unghie è buonissima, mi sto trovando benissimo, va bene sia per rinforzare le unghie sia antifungine, antinfezioni, quindi lo potete usare sia sulle unghie delle mani che sui piedi. Io praticamente quando faccio la manicure oppure comunque quando tolgo lo smalto, comunque lo metto quasi ogni giorno, lo spennello è veramente è super rinforzante, fa le unghie più belle, le fa crescere di più, io veramente non mi si spezzano mai e combatte anche infezioni, problemi di debolezza eccetera. E poi è anche questo qua sto usando, che è la soluzione per unghie e cuticole, anche questo qua, questo elimina tutte le cuticole, le pellicine, molto buono. Comunque questi sono i prodotti che sto usando di più, perché me l'avete chiesto in tantissime sta cosa delle unghie. Sono ritornate le barrette Food Spring. Allora, praticamente dovete sapere questa cosa, ragazze, i poteri di Carlita. Praticamente da quando vi ho detto che queste barrette di Food Spring sono le mie preferite, queste qua gusto nocciola, sono andate esaurite su Food Spring, perché veramente sono buonissime, le avete comprate in tantissime. Finalmente sono ritornata, perché io praticamente avevo tipo una dipendenza, queste barrette sono buonissime, ragazze, e la cosa bella è che io me le porto dietro, ad esempio adesso non ho tempo di fare colazione eccetera, e me ne prendo una a volo e so che ho mangiato bene, perché sono tutti prodotti in generale, tutti i prodotti Food Spring sono tutti prodotti sani, naturali, biologici, low carb, e quindi che vi aiutano a stare in forma, quindi per evitare di mangiare schifezze, non so, al bar eccetera, in questo modo non avete scuse, anche se non avete tempo di mettervi là a fare i pancake, i dolcini eccetera, a volte non si ha tempo proprio neanche di prepararsi uno yogurt, uso questi prodotti di Food Spring. E in particolare queste qua proteiche, le barrette proteiche a nocciola, ve le straconsiglio. Adesso vi faccio vedere qualche altra cosa che vi straconsiglio, così andate sul sicuro e usate il mio codice sconto sul sito Food Spring, che vi dà il 25% di sconto, che è Carlita YT. Se mettete questo codice, sarebbe Carlita YouTube, avrete il 25% di sconto le prime 10 persone che acquistano, quindi fate in fretta, se no altrimenti avrete sempre il 15% di sconto, che è un buonissimo sconto. Io ve li straconsiglio. E le cose che ho preso adesso sono queste qua. Allora, mi sono presa un sacco di barrette, praticamente due, e qua ce ne sono altre due, quindi 4 pacchi di barrette, le mangiamo sia io che Dario, vi giuro sono buonissime. Poi ho preso queste che sono troppo buone, vi giuro, queste le sgranocchiamo invece delle patatine, sono verdure croccanti buonissime. Anche queste ve le straconsiglio davvero. Le barrette, anche queste qua, gusto cookie, anche sono buonissime, e anche cioccolato. Ho provato questi altri due gusti, anche sono molto buoni. Ma le mie preferite restano nocciola e anche cookie, sono molto buone. Poi questa è una cioccolato che è caduta, e poi il burro d'arachidi, ho fatto scorta anche di burro d'arachidi perché ragazzi è il mio preferito, lo metto su un pancake, sul porridge, sullo yogurt, vi straconsiglio questi prodotti Food Spring, sono veramente, guardate c'è anche il marchio biologico, sono veramente buonissimi e vi aiutano a stare in forma. Ragazze, praticamente oggi sarà l'ultimo mio allenamento prima di un mese di stop, e non ho mai avuto una condizione così bella, e non sapete come mi dispiace abbandonare questa condizione, perché io appena non vado in palestra divento di nuovo super secchissima, quindi perderò tutte le mie gambe, diventeranno secchini, le braccia, le spalle. Madò, mi dispiace troppissimo, vi giuro, però purtroppo... Adoro, guardate qua che culetto. Mai avuto così, mai. Guardate qua, ci sono proprio le mandorle dentro. Ancora più buona. Le hanno ancora migliorate. Top.
Ragazze, siamo in partenza. Io davvero sono super super emozionata. Oh mio Dio. Comunque, ragazze, vi volevo dire come ho fatto i capelli, perché sto usando un nuovo prodotto che mi sta proprio emozionando, eccitando tantissimo, che è questo qua. È il siero bio anticrespo. Questo qua lo sto usando sempre e mi trovo da Dio, perché praticamente non sporca i capelli, quindi alcuni sieri bio, alcuni prodotti che comunque devi mettere sui capelli a volte li sporcano, invece questo è molto leggero. Anche se avete capelli grassi o comunque che si sporcano subito, ve lo straconsiglio perché non unge. Io lo uso veramente tutti i giorni e mi lucida i capelli, mi toglie l'effetto crespo e li profuma anche. Semplicemente lo vaporizzo tutti i capelli, vi faccio vedere in questo modo, e veramente poi ci passo un po' le mani, si chiudono tutte le squame dei capelli, i capelli sono più belli, più nutriti, non incollano assolutamente. E lo uso assieme a questo qua, questo è l'olio termoprotettivo, e questo lo uso sia prima di asciugarli i capelli sia ogni giorno qualche goccina. Assieme funzionano benissimo questi due prodotti sulle punte e sulle lunghezze. Comunque, ragazze, li trovate su caritashop.com nella sezione nuova linea bio capelli, nelle novità, perché questi qua fanno parte della nuova linea bio capelli. C'è anche lo shampoo, c'è la maschera, c'è il balsamo, sono veramente fenomenali perché sono biologici naturali e vi ho detto, io li utilizzo così assieme, funzionano benissimo. Sto aspettando Dario perché è andato a fare gli ultimi servizi, ho preparato tutto, la valigia sta qua, stanotte sono andata a letto alle 4, quindi praticamente non ho dormito nulla. E sulle labbra c'ho il rossetto Rock and Nude, che è quello là nude che uso sempre io, e niente, si va, si parte. Già in coppa la media, amore, non ho dimenticato. Amore, il tuo sporco. Stiamo pranzando, insalatina col mondo dentro, gli occhi di latte, e poi queste qua di Food Spring, vi giuro sono troppo buone. Le chips di verdure, noi praticamente le usiamo per accompagnare, anche così con gli occhi di latte, sono troppo buone. Adoro. Ve le straconsiglio. Every melody is timeless. Wow. Grazie. Ne ho copito tigelle, salumi, acchine rucola, qua c'è il lardo. Oh mio Dio, questa è la cena leggera. Comunque già il primo era buonissimo, con la gramigna, il prosciutto e panna. Un appetito, amore. E io ovviamente ho dimenticato la vestaglina e le ciabatte, quindi abbiamo trovato un negozio a volo e abbiamo preso da H&M, ho preso queste ciabatte troppo troppo carine, dorate, sono tipo da mare, e questa vestaglina che poi potrò anche usare, molto carina, è tipo una camiciola, sembra le camicie da uomo con la cinta in vita. Andrò. Ragazzi, abbiamo mangiato benissimo. Abbiamo mangiato veramente bene. Scusate, io sono stravolta perché stanotte ho dormito tipo 2 ore e sono morta. Devo proprio dormire perché poi domani mi devo svegliare presto. Alle 8 devo stare in ospedale. E comunque vi volevo consigliare, se venite a Modena, Trattoria Il Fantino. Abbiamo mangiato a bomba, tutte cose tipiche, molto pesanti. Dovevo fare una cena leggera ma mi sono gonfiata un sacco. Abbiamo mangiato un sacco di cose tipiche. Abbiamo pagato 15 euro a persona. Niente, super consigliato, abbiamo trovato su TripAdvisor. E quindi niente, adesso vi saluto, vado a dormire, ci vediamo domani con naso nuovo e clavelle. Ciao. Stacchissimo, ho 2 occhiali, oh mio Dio. Buonanotte.
ragazze, come avete visto mi sto facendo una maschera a viso. Ho approfittato un attimo perché io non ce la faccio quando prendo treni, eccetera. Mi sento troppo sporca, mi devo assolutamente lavare, fare le maschere. Sto facendo questa maschera in prospettiva del fatto che domani avrò le bende, comunque sicuramente avrò il viso un po' allividito, eccetera. Quindi mi faccio una bella maschera di bellezza. Questa qua in particolare, la maschera idratante e illuminante di Nakomi, che vi straconsiglio perché illumina tantissimo la pelle, proprio la sentite dopo più idratata, luminosa, rimpolpata, perché scorre l'acqua. Quindi è veramente veramente buona. Adesso vi faccio vedere un po' dei miei prodottini che mi sono portata, oltre a questa qua. Nel frattempo che la maschera sta in posa, deve stare 10 minuti, un quarto d'ora. La cosa bella è che si mette anche sul contorno occhi, quindi serve anche per le occhiaie, per illuminare il contorno occhi e distendere le rughette. Veramente è una maschera fenomenale, sembra proprio quelle maschere tipo americane, glow, che illumina, e poi ha un buonissimo profumo. Comunque vi metto il link di tutti i prodotti che adesso vi mostro by Carlita Shop nel box info, e me li sono portati. Mi sono messa anche sulle mani la maschera, così idrato, faccio anche un trattamento per le mani, ce l'ho un po' sick, e sul collo lo metto dappertutto. E adesso vi faccio vedere un po' dei prodottini. Allora, mi sono portata praticamente mi sono portata come struccante questa qua, che è l'acqua struccante micellare di Nakomi, ed è buonissima, mi strucca tutto il trucco e ne basta pochissimo, infatti mi dura un sacco sia dagli occhi sia dal viso. Poi invece del detergente viso mi sono portata lo scrub, mi sono fatta lo scrub, questo qua, scrub purificante, idratante, anti-age, sempre di Nakomi. Anche questo è buonissimo, e sempre per la cosa di fare una pulizia del viso più approfondita, perché comunque questi giorni avrò le bende, quindi penso che non potrò troppo bagnare, eccetera. Prevengo, e spesso faccio così la sera, faccio lo scrub invece del detergente se voglio dare una sferzata di energia o comunque di pulire più a fondo la pelle. Poi mi sono messa il tonico, ovviamente il mio amore, tonico alla rosa, profuma tantissimo di rosa, è buonissimo. E poi sul contorno occhi questo qua, questo adoro, all'aloe vera. Praticamente questo qua è un gel buonissimo perché è a base di cetriolo, amamelide e acido ialuronico, e serve tantissimo per togliere il colore scuro delle occhiaie. Niente, un astuccio. Un gel che serve tantissimo appunto proprio per schiarire le occhiaie, è fenomenale, è come se voi metteste qualcosa di molto freddo, si toglie immediatamente il colore scuro, quindi le occhiaie eccetera, poiché dopo il viaggio eccetera c'ho veramente due occhiaie, dopo me lo metto, e anche domani mattina per prevenire un po' i danni. E sul viso qualcosa di leggero, leggero ma molto molto efficace, questo qua ve lo straconsiglio, il siero all'aloe vera, consigliato contro le impurità, i punti neri, i brufoletti, le macchie, è molto leggero e fresco, straconsigliato in questa stagione dell'anno perché appunto vogliamo qualcosa di fresco, e a base di aloe vera, quindi l'aloe vera schiarisce le macchie, elimina le impurità, purifica il viso e fa anche un effetto tensore rimpolpante sul viso. Comunque questo è consigliato anche molto per le pelli acneiche, impure, un po' per tutti i tipi di pelle, è veramente miracoloso. C'è anche la crema all'aloe vera, adesso non l'ho portata, però molto spesso metto prima il siero e poi la crema sopra se voglio maggiore idratazione. Sono due prodotti buonissimi, anche di questi metto il link nel box info. Poi mi sono portata il deodorante amato, vaniglia e mandorla, questo qua lo adoro, che me lo spruzzo dappertutto, anzi me lo metto un profumo, vado, vi giuro, io me lo metto sia da sopra che da dietro, tipo profumo. No vabbè, è pazzesco veramente. Mettiamolo anche l'altra ascella. Questi li uso anche come acque profumate, sono troppo troppo buoni. Questo qua è la vaniglia, vabbè, che ve lo dico a fare. Poi mi sono portata, vabbè, il dentifricio, questo qua all'aloe, perché anche questo qua all'aloe ve lo straconsiglio, è tipo un gel, mi sono appena lavata i denti, è tipo un gel trasparente, vedete, pulisce molto ed è sbiancante per i denti, quindi ve lo straconsiglio. E poi mi sono portata la crema per i piedi perché mi voglio fare un massaggio, dove vediamo se Dario mi fa un massaggino sui piedi. Questa è la crema per i piedi, è troppo carina, è rinfrescante, quindi io ho camminato molto, quando camminate molto, quando comunque avete i piedi un po' gonfi, crema rinfrescante, tonificante al cetriolo, e poi è molto profumata, poi è molto carino proprio il pack, non so se riuscite a vedere, è molto molto carino.
ed è buona, un bel effetto anche contro i calli. Comunque sembra un po' come se ti sei fatto la pedicure, insomma, se non hai il tempo di farti la pedicure. Poi bagno schiuma sotto la doccia, ragazzi, mi sono portata questo qua. Questo è il bagno doccia aloe calendula, è molto molto buono e ve lo straconsiglio anche nel periodo estivo, se andate a mare eccetera, perché avendo l'aloe la calendula è molto lenitivo e ha un effetto decongestionante, rinfrescante sul corpo. Quando lo uso è molto tonificante, rinfrescante e non irrita la pelle, quindi lascia la pelle proprio morbida, idratata, non aggredisce. Comunque io questi bagno schiuma li adoro perché sono anche molto grandi, quindi me li porto in palestra, mi durano un sacco. E poi per finire, per il corpo mi sono portata questo qua, guardate com'è bello, uno scrub alla fragola, modo epico, ma pazzesco, è troppo troppo buono, mi sembra tipo, non so, guardate, è troppo, ma no, è buonissimo, cioè mi voglio di mangiarlo. Quindi questo è lo scrub strawberry guava pudding, e profuma tantissimo di fragola. E mi sono portata questi due. Questi sono i campioncini che noi mettiamo nei vostri pacchi. Allora, noi facciamo così, poiché io vi amo tanto e voglio sempre regalarvi qualcosa, noi mettiamo i campioncini, sembrano le bustine, le mettiamo sempre, a meno che non le abbiamo finite, ma adesso ce l'abbiamo, le abbiamo rifornite, quindi le mettiamo sempre. Poi per le persone che spendono di più, ad esempio dopo 50 euro, mettiamo queste qua, le mini taglie, che sono il burricorpo, i scrub, le creme di Nakomi, sono buonissimi da portarvi dietro e per provare i prodotti che noi vendiamo. E poi anche dopo i 99 euro, dato ci sono persone che spendono anche più di 100, più di 200 euro, mettiamo là, scelgo proprio io dei regali e vi metto sempre dei regali nel pacco, perché proprio vi fa piacere. Poi vi metto la cartolina, vi metto tante cosine carine, quindi spero che voi apprezziate. Insomma, questi qua sono le mousse chocolate cookie, è troppo buona, burro corpo cioccolato e sunny orange sorbet, e il burro corpo tonificante anticellulite, ragazzi, ve lo straconsiglio, profuma di arancia ed è buonissimo. Comunque vi metto tutti i link nel box info. Ah, mi sono portata pure questo, che questo è lo spazzolino che io mi pettino le ciglia, lo porto sempre sempre, però ho dimenticato una spugnetta. Di solito la maschera la levo con la spugnetta, quindi adesso la toglierò con le mani. Vi faccio vedere come la tolgo, cioè applico un po' d'acqua alla volta e inizio a massaggiare. Così faccio anche un massaggio. Sta tutta l'altra parte. Non ha, scusatemi, non ha, diciamo, argilla, polvere, se non la maschera idratante si può lasciare in posa anche tutta la notte. Quindi anche se restano dei residui sul viso non fa nulla, non è che la dovete proprio sciacquare benissimo. Potete anche massaggiarla e farla assorbire. E perché comunque sono tutte sostanze molto idratanti e nutrienti per la pelle. La pelle è molto più luminosa e bella, vi giuro, io la adoro. Quindi adesso mi metto il contorno occhi che vi ho detto prima. Allora ragazzi, sono troppo troppo eccitata per domani. Da un lato non vedo l'ora, guardate, è proprio un gel trasparente, è favoloso questo qua per le occhiaie, top. E non vedo l'ora, vi giuro, non vedo l'ora. Però sono preoccupata, spero tanto che mi venga un bel naso. Le altre cose, ah, metto pure il siero all'aloe, le altre cose già le ho messe prima, che sono fatta lo scrub, poi mi sono messa il tonico, adesso mi spalmo questo. Adoro. Voi chiudete gli occhi quando fate questi trattamenti, così vi rilassate anche un po'. Sotto la doccia mi sono fatta lo scrub, quello là, guava, fragole, guava, pudding, è troppo troppo buono. E mi sono messa il sorbetto all'arancia anticellulite. Adesso vado a fare il massaggio sui piedi. I denti li ho lavati, è buonissimo questo dentifricio all'aloe vera. Vi saluto, ci vediamo domani con le bende, buonanotte. Speriamo bene. Se ciao. Allora, sembra un piccolo piggy, maiale. Allora, mi metto a letto perché devo stare, possibilmente dovrei stare in posizione, questa è la posizione giusta. Mi culla il naso, mi esce un pochino di goccioline di sangue, ma tutto normale. Sto vloggando adesso perché Dario praticamente è uscito, mi è andato in farmacia a prendermi il Toradol e tra un po' torna. E poiché qua giù c'è il sushi, e poiché la dottoressa ci ha detto
che va bene mangiare cose fredde. Lui subito ha detto: amore, prendo un po' di sushi. Io felicissima, anche se non sento praticamente odori, sapori, nulla. Allora, ragazze, io non ho tantissima voglia di vloggare, potete immaginare, e sto vloggando adesso perché Dario è sceso, perché ovviamente se mi vede che ho la videocamera si incazza. Cioè, no, lui non si incazza mai, però, cioè, giustamente, cioè, in queste condizioni, anche perché non sono un bello spettacolo, volevo semplicemente dirvi che sto bene, sono viva. Riesco a parlare, sto bene, sono viva, ce l'ho fatta. Peggio è passato, sono felicissima. Poi farò un video. Nel prossimo video vi darò, vi spiegherò, perché adesso non ce la faccio a parlare, quindi non verrebbe neanche bene, però vi spiegherò tutto. Voi magari se avete delle domande, scrivetele nei commenti su questo tipo di intervento. Io veramente, ragazze, sono qua per aiutarvi, e se anche voi avete intenzione di fare questo intervento oppure non lo so, avete delle curiosità, chiedete, perché io vi dirò tutto, non ho segreti con voi. Qua cosa ho sangue? Oh mio Dio. Comunque, ragazze, devo dire che, vabbè, certo, non è una passeggiata di salute, ecco, andare a fare un viaggio è molto più bello, però almeno, cioè, considerate che mi sono operata oggi alle, che ora era? Vedete, sono anche ancora sotto un po' sotto anestesia, quindi non voglio parlare troppo per evitare di dirvi cazzate, però voglio soltanto dirvi tre cose. Sto bene, meglio del previsto. Sì, ho dolore, fastidio, però sono viva. E basta, vi dirò tutto nel prossimo video. E cosa più importante, grazie, grazie infinite, vi giuro, mi fate piangere se ci penso, per tutto l'affetto che mi avete dato su Instagram, qua su YouTube, mi avete travolto di messaggi di incoraggiamento. Ieri ero un pochino preoccupata, ero un pochino ansiosa, ovviamente, voi mi avete molto molto incoraggiato. Scusatemi se vedete, non so se vi fa schifo, però è normale che goccioli un pochino. Mi sono operata da poche ore, ragazze, cioè è incredibile che io sta, cioè posso anche camminare, posso fare, beh, con moderazione. Mi sono operata alle 11 oggi, sì, da qualche ora. C'ho il naso tutto intasato. Mi dà un po' fastidio. Vabbè, comunque ve lo farò vedere meglio il prossimo, anche perché adesso non si vede nulla. Io lo sto proprio guardando il naso, perché comunque so che ci vogliono mesi e mesi e mesi per vedere il risultato reale, però già quando toglierò le bende, tra qualche giorno già vedrò un pochino la situation. L'unica cosa che mi interessa è che potrò respirare bene da entrambe le narici, perché questa era completamente otturata. Spero almeno questo, già insomma a breve, tra qualche giorno, di poter respirare bene. E poi per il lato estetico abbiamo pazienza, insomma, quando tolgo le bende. Ah, che schifo! No, vabbè. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Adesso posto questa videocamera, che davvero sono stanca e sono in uno stato pietoso, però vi voglio tanto tanto bene. Mando un bacio grande, non ce la faccio, non posso toccare il naso. Infatti prima Dario mi dava bacini, cioè mi dava un bacio qua, io sentivo tutto nel naso, ragazzi, ci vediamo presto, più in forma che mai. Ragazze, grazie per tutto il vostro affetto, siete uniche, vi voglio tanto tanto bene. Ciao mia family, a presto. Carlita è qui, ancora qui. Ancora qui. Volete sopportarmi ancora? No, ma scherzo, ragazzi. Mi voglio tantissimo bene, ragazze. Tanto tanto. Non voglio piangere, perché se piango mi si attiva tutta la, anche nel naso. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Cosa ho appena fatto? Mi si attiva anche nel naso tutto il mucchio, eccetera. Quindi, però vi giuro che mi voglio tanto bene. Ha portato il sushi. Eccolo qua. Questo è il sushi che sta vicino al nostro hotel. Speriamo sia buono, sembra di sì. Questo è un sacco di cose, adesso vi faccio vedere. Tartar con riso. Questo è il sushi che ha preso Dario per una persona appena operata. Ho detto: amore, prendi poche cose. Solo questa sarebbe bastata. Che bello. Bella vaschetta piena di roba. Poi qua ci sono wakame ed edamame, le alghe che io adoro. Anche là, che bello, mamma mia, ha preso tutta la boccettina di sassi di soia. Poi
questo molto invitante, con il mango, adoro mango e mandorle. Questo sarà col tonno, poi la tartare con il riso sotto, i due temaki, adoro, e altri nigiri con gambero crudo e salmone, adoro, che buono. Mario ci ha regalato la salsa di soia e ci credo. Quanto hai speso? 100 euro. Bravo amore, bravissimo. No vabbè, siamo noi, Carlita Style. Ci credo che ci ha regalato la boccettina. Speriamo almeno, però sembra molto buono.